Tutti! Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video! Soprattutto iscrivetevi al canale! Questo canale è bellissimo! È bellissimo, dillo sì. Che è bellissimo! Allora, siamo qui perché tanti, e devo dire che tanti, più di 5 credo stavolta, ci avete sia fatto delle domande che chiesto di fare un mukbang. Quindi ho pensato, uniamo l'utile al dilettevole. In realtà è utile mangiare, ma è anche dilettevole, quindi non so bene quale sia l'utile e quale il dilettevole. Comunque, vedete Luca perplesso perché non ha capito che video è. Gli ho solo detto che si mangia, però non ha capito bene. Comunque, noi solitamente in pranzo mai. Abbiamo del sushi preso dal nostro fidatissimo Sushi Cheng in via Sette Valli, col menù dei tirchi, cioè quello del pranzo a 15,90, con il quale si può mangiare in due tranquillamente. E abbiamo qui il nostro sushino, io di più, perché ovviamente Luca mangia solo quello cotto, e ha voluto solo quello col pollo. Va bene, quindi questa è roba tua e questa è roba mia. Il mio è tutto salmone e gambero in tempura, ovviamente. Ci abbiamo pure due bei bicchieri di vino. Salute, amore. Sì, posso bere? Puoi bere. Tienala. Salute. Aperto da un po' forse. Ah, non ho preso i ciotolini per la salsa di soia, che tra l'altro te la danno in questi cosini fichissimi. Ma tipo si mangia a un certo punto? Ora vado a prendere i ciotolini e puoi mangiare. Vediamo se possiamo mangiare il sushi. Siamo qua davanti a parlare col sushi davanti. Quindi c'è solo l'odore che sale e nessuno... Adesso mangiamo e rispondiamo anche alle domande che ci hanno fatto in questi mesi, perché un po' sì. Non facciamo un video ask. Io ragazzi inizio, Buon appetito. Allora, intanto io ho messo la salsina. Qui c'è il wasabi, ma dopo la tua brutta esperienza dell'altra sera dubito che lo vorrei mangiare, no. Perché mi ha mangiato un pezzo un po' troppo grande. E qui c'è lo zenzerino per me. Ciao, Ale! Allora, assaggiamo. Questo c'ha tartare di salmone e penso gambero e avocado. Questo c'ha pollo e penso pollo. Buono. Sei di Perugia, sushi Cheng, consigliatissimo. Allora, prima domanda. Perché abbiamo scelto Perugia per vivere? Me lo chiedo anch'io. Ti può dire? No, no. No, allora. Taglia, taglia. Aspetta. Luca non l'ha scelta, ci è capitato da piccolo. Non credo sia stata una scelta tua, perché ti ha portato. In maniera sintesi velocissima. Una taglia, perché guarda, non mangia. Per quanto riguarda me, i miei genitori quando ero piccolo si sono trasferiti qua perché mio nonno era umbro e quindi mia mamma, mio papà, tutti quanti per stare vicino appunto alla famiglia di mia mamma sono avvicinati all'Umbria, anche perché mia madre si era innamorata dell'Umbria, comunque è bella, verde, comunque si sta bene. E niente, per questo io comunque se no ho vissuto fino a 14 anni in Piemonte, a Tortona, in provincia di Alessandria. Mentre io ho scelto Perugia, cioè la mia è stata proprio una scelta ponderata. Perché a un certo punto non volevo fare l'università, dopo la scuola, dopo il liceo. Poi ho smasato che se facevo l'università potevo andare via da casa. E quindi ho detto, ma sai che c'è? Quasi quasi. Solo che volevo andare a Milano, però era molto lontano. E quindi ho detto, ma sai che c'è? Perugia è vicino Roma. Perugia è vicino Roma, quindi se volessi poi tornare in fine settimana, spoiler, non tornavo mai, non è difficile, cioè il treno è collegata con Roma, più o meno. E quindi ho scelto Perugia. Poi in realtà io però ero andata via, finita l'università. Poi ho conosciuto lui perché tornavo sempre per vedere gli amici, e ho conosciuto lui, e poi lui stava qua, e io mi sono ritrasferita, e mo stiamo qua. E io ho rovinato la vita. No, non è vero. No. Poi abbiamo anche deciso di andare a vivere in Piemonte. Siamo stati un anno un po' a Tortona. No, beh, quasi 2 anni. No. Sì. Vabbè. Poi alla fine però siamo tornati, perché qui effettivamente si sta perché bene. Perché io sono un pazzo furioso. Vabbè, ma qui se sta bene, è una città a misura d'uomo.
No, a me ci sta. Te? Ci sta. Ci sta bene. La Perugia ci sta bene. Non manca niente. No, manca un sacco di cose. Vabbè. Però si sta bene. Le due cose non collimano. Cioè, pensando alle grandi città, manca qualcosa. Ecco. Però è una città dove comunque sia qualsiasi cosa tu... No? Abbastanza. Vabbè. Meno che tu non voglia andare in un parco acquatico, in un grande centro commerciale, in un outlet. L'unica cosa che mi lascia perplesso, io che suono, io che comunque sia faccio musica, sicuramente non è una città... A vedere un concerto. Che ti aiuta in quello. In quello no. Cioè, sulla musica, no. Manco su YouTube, raga. Cioè, non ci sono locali, Però in tutto il resto... si sta bene. Vabbè, se sta bene a misura d'uomo. Comunque, se come abitare in un grande paese. Voto 8. Vivere qui. Poi ci chiedono: siete gelosi? Di che? No. Di noi? No. No. Sei geloso di me? No, vabbè, allora. Dipende. Cioè. Diciamo che noi non ci diamo neanche modo. No. Non siamo gelosi, perché vi assicuro che a me... modo, in teoria, cioè per una persona gelosa, ce l'ha modo di essere gelosa. Perché quando Luca va a suonare nei locali, ma anche quando va a lavorare al bar, ci sta sempre un sacco di donne che ci provano. No, vabbè, via. Davvero? Scusate, l'ultimo concerto, prima che richiudessero tutto, è tornato da un locale molto grande di Perugia. No, e sì, e ora lo dico. E la prima cosa che mi ha detto è: stasera ho autografato delle tette. Così, per farvi un quadro di Chiara, sei gelosa? No, nonostante questo, Chiara non è gelosa. Ecco, però, cioè, modo me lo dai. Non tu, magari. E anche altri avrebbero voluto autografare. Ecco. No, importante. No, vabbè, ma non proprio delle tette, cioè delle tette vere, dei decolleté, ma... dei decolleté. Sopra comunque, il seno, sopra il seno. Una gelosa ti avrebbe tagliato la testa, probabilmente. Chiara non è gelosa, questo mi sembra evidente. Ho capito, ma non è che ho fatto, non è che ho ammazzato un cristiano, eh? Attenzione, Scusate, mi dite se a voi donne darebbe fastidio che vostro marito autografa delle tette? Sì. Comunque a me no. Tocca vedere però com'è suo marito. Cioè, quello che dico sempre è: se te lo prendi, poi gli devi pure lavare le mutande. Lo volete? Non credo. E non per le mutande sporche, ma proprio in generale, fidatevi. Sì, ma fa parte dello show, Lasciatelo qua. Allora me lo rimandate. Anche perché vi ricordo sempre che se vi prendete lui, vi prendete pure Billy. Miliardone! Billy l'hanno riportato in canile 3 volte prima che lo adottassimo noi, quindi. Che bastardi, mamma mia. Passiamo alla prossima domanda. Comunque questo sushi è buonissimo. So com'è possibile il biba. Com'è possibile? Vabbè, questo sushi è buonissimo. Se lo conosci Billy è impossibile. Lo è, cioè, io lo amo la forza, la pazzia. Babi, ti prego, scendi, ti prego, Babi! Che palle! C'è un sino dappertutto. Ah. Allora, Luca, hai una figlia. Quanti anni ha? Come si chiama? Devo rispondere io. Mia figlia? Ah. Si chiama Lisa e ha 17 anni. È una brava ragazza. Una brava ragazza, tranquilla, solare. È come il padre. È vero. Ha molte attitudini del padre. Cioè molto... sicuramente ha preso anche dalla mamma. Però a volte la vedo che è come me, nel senso... Gli piace cantare. Piace cantare, poi è molto solare. È artista. È solare, è una brava ragazza, dai. Veramente, non mi posso lamentare. Potrebbe fare di più, però nel senso tutti abbiamo avuto... È brava, non si impegna. Come quando andavi a scuola e ti dicevano come va, mio figlio. Però nel senso... è brava, non si impegna. E posso garantire che sono stato ragazzino anch'io e 17 anni sono difficili. Sono difficili, è un'età dove tu credi di saper tutto, in realtà non sai nulla. Però va rispettato questo pensiero del 17enne, anche perché appunto ci abbiamo avuti tutti. Quindi tutti pensavamo questo. I miei, i miei,
mi coloravo le braccia con un Iposcar, mi tatuavo. Ma questo piccica. Quindi bene, bene, brava figlia. Ma perché stanno tutti attentando alla mia vita in questi giorni? Anche questo sushi pizzica. In che senso? Non lo so, pizzica. E ieri sera le patatine fritte pizzicavano. E l'altro giorno il ramen pizzicava. E ma allora? Insomma? Poi, di che segno sei? E ma di che segno sono? Io sono pesci. Mentre io sono leone. Dovrei essere pesci? Se io non sbaglio, ascendente non lo so. Ascendente sagittario, perché mia mamma mi dice sempre l'orario, perché quando mi fa gli auguri mi dice adesso oggi sei nato in questo momento. Mia mamma proprio... Io non lo so. Si ricorda proprio, proprio il momento, l'orario, e quindi mi dice ah tu sei quell'orario. Allora un giorno per curiosità sono andata a vedere, se non sbaglio, ti dico la verità, al 90% sono sagittario ascendente. Io non lo so, anzi Caterina, se stai guardando questo video scrivici nei commenti a che ora sono nata, così calcoliamo l'ascendente. Poi, l'ultima domanda, questa però è pregna, è una domanda importante. Ah, erano 5 domande che hai scelto tu o 5 domande a caso? No, ci hanno fatto delle domande. Ah, scusate, non è l'ultima. La penultima domanda ce la fa Lellino, che è un mio amico. Ah, non Lello. Che quando ho messo la storia su Instagram mi ha scritto, ma che è un mukbang? O un mukbang, dipende come volete dire. Sempre tipo Shin o Shane. Questo, Lello, è questo. Cioè noi che mangiamo mentre rispondiamo a delle domande che ci ha fatto il nostro pubblico. Hai capito, Lello? Hai capito, Lello? Hai capito che vedo capare? Per mangiare. Perché io e per lavare i piatti. Io ho avuto davanti questo sushi per 40 minuti e non lo potevo toccare. L'accordo per questo video è stato, se lavo tutti i piatti, mangi il sushi con me e mangiamo un video. Quindi, per avere i piatti puliti. E il che sushi poi lei è cattiva che dice così. Lei lo sa perfettamente che l'avrei fatto uguale. Alla fine, non è che. I piatti l'ha detto perché di là c'era una montagna. E ha detto a un certo punto che era la valli. Tutto allora, qui. Ultima domanda. Come ci siamo conosciuti? Io non mi ricordo se già l'abbiamo detta questa cosa del come ci siamo conosciuti su un altro video, forse quello del matrimonio, boh. Vabbè, però ci stanno... Ci siamo conosciuti praticamente da... Io lavoravo da Rosso Pomodoro. Not sponsor. No? No. Allora, praticamente ci siamo conosciuti, io lavoravo da Rosso Pomodoro e lei era, dico era perché ad oggi non lo è più, era un'amica molto molto intima della fidanzata del pizzaiolo. Quindi ogni tanto Chiara veniva, però lì per lì non era scoccato assolutamente niente, né da parte mia e né da parte sua. Cioè veniva, solo ciao ciao. Addirittura andavamo a ballare anche negli stessi posti, anche insieme, cioè andavamo nello stesso gruppo. Però ragazzi, ve lo giuro, non ci siamo mai cacati. Si può dire cacati? Vabbè, qua si dice, da Perugia si dice, non ci siamo mai calcolati e cacati. Quando un giorno, a un certo punto, in una discoteca, ci siamo salutati, ma non ci siamo baciati, cioè, ci siamo salutati, ci siamo dati due bacetti, però diversi, due bacetti. Che io poi, il giorno dopo, dopo due giorni, scrissi a Chiara. Scrissi a Chiara, tipo, se voleva venire a cena a casa mia, gli avrei fatto una cenetta. Lei ti ha accettato? No, io stavo partendo per Roma, ero in treno. Ah, infatti io poi sono andato da lei a Roma a trovarla, a casa sua. E poi niente, da lì è nato tutto. Anche perché è nato tutto veramente in maniera molto molto veloce. Scusa, Chiara, la parte in cui sei venuto a Roma è posteriore, nel senso che io sono andata a Roma. E ci siamo cominciati a sentire, a scrivere, a chiamare per 10 giorni. Poi io sono tornata, perché era il compleanno di questa mia amica, che non è più mia amica. Mo. E vorrei sottolineare questa cosa. Sottolinearla anche perché non si sa il motivo. Cioè non esiste. Comunque, un motivo vero. Era il compleanno di questa mia ex amica. E io sono tornata e quella sera, dopo il lavoro, tu e il suo fidanzato ci avete raggiunto in centro e io ti ho pomiciato. E lei e io sono sceso dalla macchina
essenza di No, perché io per un sacco di giorni ho pensato, sì, ma mo quando lo vedo, che cosa faccio, che cosa non faccio, come approccio a questa. E alla fine la scelta, forse il vino ha contribuito, è ricaduta su bacialo, così, senza di niente. E ha funzionato però, perché siamo ancora qui, quindi ha funzionato. Cioè lei praticamente mi ha... È vero, ma pomicia, ma senza dire niente, cioè, senza proprio niente. Sceso, ciao! No, non così! È successo un po' così, Però ha funzionato, scusate, dovete essere nella vita, dovete essere... come si dice? Pomicioni! No, erano tipo impulsivi, non pomicioni! De pomicia, voi date in giro, vi piace uno, lo pomiciate! Poi magari vi arriva uno schiaffone, però... Vabbè, erano 10 giorni e parlavamo... Ma poi oggi uno schiaffone. C'era già WhatsApp. Allora, vabbè, intanto sono convinto di una cosa. No, non c'era WhatsApp. No, no. I messaggi. No, 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 ci smessaggiavamo, ma ci smessaggiavamo soprattutto sul Facebook, insomma, sul... Cioè, stavamo a parlare dell'anteguerra. C'è la chat. Non c'era manco Messenger, si apriva la chattina, che quella era già Messenger, no? No, non era come adesso, era, non c'era la privacy. Io mi ricordo che sotto c'erano i nomi e tu andavi sui nomi perché si apriva la finestrella che e parlavamo un sacco al telefono, perché in realtà Luca non c'aveva neanche un telefono di quelli moderni con internet, c'aveva ancora un Nokia. Sì. Quindi in realtà ci parlavamo al telefono per ore, poi lui usciva e postava le foto con una che si chiamava panna, fragola e nutella, una cosa del genere, ma questo è ancora una cosa che stiamo cercando di chiarire, che questa è una amica. Sì, un'amica che si chiama panna, fragola e nutella. Vabbè, se vogliamo. È un'amica davvero. Va bene. Comunque, quella gliel'ho lasciata correre. E così ci siamo conosciuti. È un'amica vero. Smettila, per favore. E ci siamo conosciuti così, quindi, così. Nelle notti perugine, poi siamo finiti qua. Dopo 10 anni. In realtà poi ci siamo sposati, se non avete visto il video. C'è un video dove spieghiamo la nostra breve relazione. Sì, scusate, sembravo un cammello, ma avevo un pezzo di rito vicino al dente. E quindi io credo di aver risposto a tutte le domande che ci hanno fatto e per questo mi sono meritata uno zenzerino. Ma se dovessi aver dimenticato qualcosa oppure volete sapere qualcos'altro, scrivete nei commenti, che così poi ne facciamo un altro, che a me il sushi mi piace. Magari la prossima potevi volta... metterlo, potevi non più. Vuoi bere il mio? No, il tuo. Non l'ho bevuto. Sì. Il matrimonio è condivisione, d'altronde. Dicevo, magari la prossima volta facciamo il McDonald's. Anzi, col Burger King, perché c'hanno un panino vegetariano, non mi piace più. Quindi... Da questo video dove... Mangiamo... Ma dov'è? Non lo so. Ah, davanti alla stufa, gang della stufa. È rimasta davanti alla stufa e fa sto verso da davanti alla stufa. Che vabbè. Carina. Quindi da questo video dove abbiamo mangiato e abbiamo risposto alle vostre curiosità con questo sottofondo musicale importante, è tutto. E noi ci vediamo. E noi ci vediamo. Al prossimo video. Ciao. Ciao. Oh, tu sei piccolina, la testa piccola.